già collegato Jack Bonora. Ciao Jack. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Stai decisamente meglio di noi qua in studio, ti vediamo benissimo, giustamente. Chiedo allora anche a te del mercato del Bologna perché sto leggendo, poi ti passiamo anche al basket, con te ovviamente volevo parlare anche di basket, ma leggo molta, c'è molta molta delusione nei nostri telespettatori per quello che riguarda il mercato, ricordiamo chiude il 30 a mezzanotte, ovviamente anche sicuramente in considerazione anche di quello che è stato finora il campionato del Bologna, in particolare la gara di domenica. Allora, è chiaro che il mercato è condizionato da due aspetti: i risultati negativi che si sono materializzati fino ad ora e il fatto che i giocatori che siano stati presi o non sono stati ancora visti, oppure, molto più semplicemente, si sono anche in qualche caso infortunati. Quindi è ovvio che c'è un po' di negatività. Intanto c'è un primo elemento che appare che è assolutamente chiaro. Il Bologna non ha fatto un mercato da Champions League. Il Bologna ha fatto un mercato per il campionato italiano e peraltro non per fare un campionato superiore a quello della stagione passata, cosa peraltro difficilmente programmabile perché tutto deve andare a posto non solo da parte tua, ma anche in senso negativo per gli altri, cioè gli altri devono fallire per arrivare quinti. Questa è la verità. Difficile quindi costruire una squadra, tra virgolette, da quinto, da quarto, da terzo posto. E di sicuro non è stata fatta una squadra Champions League. Poi, volendo, anche il mercato è anche relativo all'allenatore. Io parlando con tante persone del settore e soprattutto vicine al Bologna a livello societario, mi dicono: guarda, la verità è una. Thiago Motta è un predestinato. Italiano, un buon allenatore. Thiago Motta è uno che farà 2 anni la Juve, poi ragionerà per Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona e via dicendo. Quindi può anche darsi che sotto il profilo allenatore noi abbiamo avuto un peggioramento, non perché non sia bravo italiano, ma perché magari è bravo l'altro. E siamo un po' sinceri, a Bologna si gufava, no? Tutti a dire guarda che ci ha abbandonato, guarda che a un determinato momento andrà la Juve, sarà difficile, invece noi facciamo una fatica terribile e Motta è partito meravigliosamente. Un po' come quando ti molla una donna e si mette con un'altra e dici vedrai che poi con lui andrà male, e invece vedi che stanno buonissimo e poi ti invitano anche al matrimonio. Al momento abbiamo ricevuto gli inviti di matrimonio, questa è la verità. Mi piacciono sempre i tuoi paragoni molto concreti di vita reale, vita vissuta. Senti, Perché mi hanno mollato Jack. tutte, eh? Perché mi hanno mollato tutte, non perché mi invitano a matrimonio, mi vogliono solo per l'addio al celibato. Giustamente. Senti, domani c'è anche il sorteggio Champions, a proposito, visto che c'è attesa, perché domani alle 18, quindi con l'edizione di Sport Today, ovviamente saremo a raccontarvi quelle che saranno le avversarie del Bologna, mentre il calendario esatto si capirà e si saprà soltanto nella giornata di sabato. Spero il meglio e per meglio per il Bologna intendo trovare le squadre più forti d'Europa per avere l'occasione di giocare per dei punti con squadre di caratura mondiale. Questo è un dato di fatto. Tanto è evidente che per il Bologna la Champions deve essere considerata una gita enogastronomica e mi sento di poter dire, campagna acquisti alla mano, mi collego quindi alla tua prima domanda, assolutamente è una conferma che arriva anche dalla società. Quindi se devo perdere, dico una sciocchezza, 2-1 col Bruges, preferisco prenderne 4 dal Barcellona, dal Real Madrid, però poter vedere, forse è meglio dire, ammirare queste squadre. Se poi, fatto salvo che ci saranno delle corazzate inaffrontabili, ci saranno formazioni con le quali poter competere, beh, io sarei tanto contento di vedere una streminzita vittoria per 1-0 con una squadra austriaca, dico una sciocchezza. Però la verità è molto semplice, che i segnali che arrivano dal campionato ci fanno capire che questo Bologna non solo prenderebbe delle sonore batoste dalla Real Madrid e dal Barça, ma anche da squadre molto meno quotate. E credo che gli altri, quelli che vogliono provare a fare punti, in questo momento dicono: beh, tutto sommato, la cosa migliore sarebbe affrontare il Bologna. In ottica europea, purtroppo è così. Intanto ti chiedevo anche di basket, perché oggi c'è in corso in questo momento il primo test amichevole per la Fortitudo a Codogno contro Piacenza, tra l'altro a porte aperte, e c'è un panni che è stato operato, intervento riuscito, nei prossimi giorni si saprà anche l'esatto e i tempi di recupero, insomma, del giocatore. Ernia inguinale, non possiamo far altro che un sincero in bocca al lupo a un serio professionista, un giocatore che è stato confermato, ha avuto spesso un rendimento altalenante, però ha trovato modo anche di mettere dentro dei canestri importanti, ben lieto che sia rimasto in una Fortitudo secondo me assolutamente potenziata, in una Fortitudo che giocherà per essere promossa in Serie 1. Non vuol dire che ce la farà perché il campionato quest'anno è veramente di alto livello, più ancora che l'anno scorso, dove c'era una corazzata che era Trapani, che comunque ha sofferto
tanto con la Fortitudo, e ribadisco, se non si infortuna Radori e non ci sono due fischiate molto opinabili in quelli di Trapani, da lì poi arriva anche una reazione folle di Ogden che tira un cazzotto a un forte, si rompe una mano, sta a vedere che la Fortitudo magari va su anche la stagione passata. Giocherà per andare quest'anno, e lo straniero che è arrivato, Gabriel, sembra adattissimo per scatenare la fossa, ma soprattutto è molto bravo a giocare a pallacanestro. La Fortitudo è più forte di quella della stagione passata. Poi vediamo se Cagnardi se la gioca con Caglia. Invece la Virtus si è radunata sabato, lunedì il primo allenamento a porte aperte. Assolutamente sì, beh, intanto sono molto contento anche in termini di sponsorizzazioni, perché per me questa sponsorizzazione praticamente è una vendetta. Io mi aspetto la classica telefonata: ciao, sono Franco di Elen Energia, paghi 0,19 al kilowatt, e lui risponde: sono Gherardi della Virtus Bologna, dammi mezzo milione per 2 anni. Ecco, fondamentalmente è una grande vendetta che noi proponiamo nei confronti delle compagnie di energia o telefoniche, perché veramente ormai alla faccia del registro delle opposizioni ci continuano a chiamare perennemente. Beh, questa volta qualcosa di buono arriva da Enel Energia e arriva alla Virtus. Enel Energia, che peraltro ha già sponsorizzato Brindisi in passato, è una grandissima realtà, e il fatto che Gherardi voglia rimanere al comando, abbia comunque allestito una buona formazione, ha parlato Baraldi, poi capiremo se sarà ancora l'amministratore delegato o meno, sembra che venga confermato Ronci, che pure ha lavorato senza contratto, e questo non è un segnale di poco, perché ha fatto mercato e ha costruito una discreta squadra portando un signor giocatore come Clyburn senza avere un contratto in essere. Gherardi ha detto: gli israeliani no, come andiamo noi, parliamo di un grande imprenditore, di una persona seria. Beh, io sono convinto che la Virtus potrà essere sui livelli della stagione passata, però per carità, va bene Baraldi, va bene tutto, ma dirmi che Morgan, che è il nuovo arrivato in casa Virtus, vale Napier, calma, uno ha fatto un'ottima Eurocup, l'altro è uno dei giocatori di maggior talento dell'Eurolega, è adesso un po' di calma, però questo non vuol dire che non sia stato giusto prendere uno che ha fatto benissimo in Eurocup, perché si guarda il bilancio e si guarda la costruzione della squadra. Secondo me, ribadisco, da finale scudetto con Milano, perdendo, e da 13º-14º posto in Eurolega. Lo dico adesso, vi ricorderete lo sfondo mare, poi quando tornerà il mare stagione 2025 mi rivedrete qua e direte: hai sbagliato, siamo ai playoff, abbiamo vinto lo scudetto, magari. Ti leggo un po' di messaggi che arrivano da casa e molti continuano a parlare del Bologna. Dice Jack: ha ragione, la Champions deve essere onorata, non è una scampagnata, la vede così. Questo è Daniele, perché dice ormai questa non è una campagna acquisti, secondo lui, appunto, da Champions. Abbiamo speso soldi su giocatori scommesse, magari diventeranno fenomeni, ma servivano anche quelli di esperienza tipo Gosens. Ne servivano tanti. Sai qual è il problema, caro Daniele? Che onorare una Champions costa centinaia di migliaia di euro, di milioni di euro. Questa è la verità. Perché onorare una Champions non è che tu dici: nel basket tu vuoi essere una squadra di alto livello in Italia e da Eurolega indovini un paio di giocatori, metti sul tavolo 2, 3, 4, 5 milioni in più, 6 milioni in più, il tuo livello sale in maniera clamorosa. Per essere, non dico competitivo, ma credibile in Champions, non ne devi mettere 6, ne devi mettere 60, ne devi mettere 80. Cioè non devi vendere Calafiori, non devi vendere Zirze, devi avere Ferguson in condizione, devi tenere Selmakers e andare a prendere degli altri giocatori. Quanto costa questa operazione tra soldi che non incassi e soldi che spendi? Ben oltre i 100 milioni di euro. E allora io capisco anche una società che sa che difficilmente potrà essere protagonista in Champions, che forse sarà un'avventura di una sola stagione, e allora guarda il bilancio con il massimo rispetto. Da tifoso ti capisco bene, anch'io avrei voluto vedere arrivare qua il miglior Messi, il miglior Ronaldo, quelli dei bei tempi, ma da giornalista e spero da persona equilibrata dico: godiamoci la Champions per quella che è, cerchiamo di fare un buon campionato, perché attenzione, qui mi collego al basket, quando poi hai un impegno europeo non sono 34 partite ma 8 di minima. Però la Coppa ti mangia e ti fa rendere meno in campionato. Quindi Cassano magari ha esagerato quando ha detto il Bologna lotterà per non retrocedere, ma se il Bologna non arriva nelle prime 10,
vi posso essere sincero, non la vedo una cosa assolutamente folle, perché ci sono le grandi del calcio, poi il Toro, poi la Fiorentina, poi l'Empoli che va a vincere a Roma, e allora magari le fatiche di Coppa, una campagna acquisti non trascendentale, arrivi undicesimo, cosa fai? Un processo alla società, non va più bene Sartori, non ti va più bene Saputo, hai fatto un anno così, un anno hai sognato, un anno ti sei svegliato dal sogno, magari un po' sudato, poi torneremo calmi e dormiremo bene, senza bisogno di nessun tavolo. Al volo l'ultima domanda su basket, non pensi che Milano senza Melli si sia indebolita, ti chiedono? Melli è un giocatore classe 91, un contributo lo ha sempre offerto, però era arrivato un po' ai ferri corti con Messina. La condizione fisica non era più quella degli anni belli e aggiungo anche che c'è anche un tema minutaggio. Poteva essere un uomo, secondo me, a questo punto, a quei livelli da 15-18 minuti. Non credo che si sia indebolita, si è mossa sul mercato in maniera importante e credo che la forbice con la Virtus sia ancora presente, non vuol dire per forza evidente, ma presente sì. Se poi Messina non fallisce miseramente in Eurolega come fa da anni e riesce a essere competitivo in Europa, allora magari in Italia c'è quella flessione che abbiamo visto anche nel 2021, quando la Virtus vinse lo scudetto e Milano fece la Final Four, e allora stai a vedere che qualcosa può anche succedere. Ma occhio, perché c'è Tortona, c'è Venezia e vorrei ricordare c'è anche la Trapani dell'ambizioso presidente Antonini. Quindi potrebbe essere un campionato molto divertente. Ciao Jack, grazie. A voi. Grazie a Jack Bonora per questo collegamento. I messaggi continuano con, insomma, con tifosi che credono nell'operato, dicono fiducia in Sartori, che è